Buongiorno a tutte e a tutti da Federica Paoli delle Funambole Radioattive. Oggi, oltre che un romanzo, ho il desiderio di condividere con voi un'esperienza di lettura. Credo che sia capitato a tutti, almeno una volta nella vita, di trovarsi arenati, di non avere voglia di leggere o di non riuscire a trovare il romanzo giusto per quel momento. Alle volte semplicemente procrastiniamo oppure accampiamo la scusa della mancanza di tempo. Ecco, se siamo in questa condizione, credo che il romanzo di cui vi parlerò adesso sia un ottimo antidoto. È una di quelle storie capaci di venirci a riprendere esattamente lì dove siamo, nelle secche di una mancanza di ispirazione e di voglia di aprire un libro e leggere. Sto parlando dell'ultimo romanzo di Donatella di Pietrantonio, Borgo Sud. Ecco, l'autrice già ci aveva abituati a questa sua capacità di avvolgere il lettore in un universo di parole, di irretirlo proprio. Infatti, a catturare chi legge questo romanzo non è tanto la trama, riassumibile veramente in pochi tratti, ancor più diciamo esangue rispetto a quella dell'Arminuta, ma è proprio la voce, il periodare, la narrazione in senso stretto. Si ha la sensazione di essere seduti accanto a qualcuno, ad un amico, una persona cara che ci racconta con grande partecipazione emotiva qualcosa. E in realtà c'è proprio una sospensione del tempo del lettore, mentre la voce narrante va e viene nei suoi ricordi, li insegue in un'ebollizione continua di flashback e andate e ritorni nel tempo della sua vita. Ecco, il lettore è completamente calato in un tempo sospeso, che è quello di una lettura che si lascia, che conduce. Chi legge attraverso le maglie dell'emozione, attraverso la descrizione di uno dei rapporti, probabilmente più forti, più coinvolgenti che possano provare degli esseri umani, un legame oscuro, fragile, potente e duraturo, ovvero quello tra sorelle. Ecco, Leo Narrante, la protagonista, ci racconta l'amore e la repulsione per una sorella che suscita in lei struggenti tenerezze e rabbie furibonde. Un legame che la mette a disagio, con una sorella girovaga, spericolata, lontana eppure vicinissima, con la quale ha vissuto una promiscuità a tratti imbarazzante che le genera una sorta di repulsione e di attrazione al tempo stesso. Ovviamente, la vicenda ha una sua peculiarità, ha una sua tenuta narrativa e diciamo innesca anche una serie di curiosità nel lettore per vedere dove si arriverà, ma quello che arriva più potente è la forza del legame, la certezza dell'altra, l'eredità che queste due donne hanno spartito, ovvero diciamo la vita in questo triangolo di non amore con una madre incapace di accudire, di trasmettere appunto amore attraverso i suoi gesti. E nonostante questo, il legame profondo che si genera tra le due sorelle e con la madre. Cito un passo, uno dei tanti passi memorabili di questo libro. Mia madre l'aveva indovinato, il futuro delle sue due figlie femmine. Lo presentiva dentro di sé, in quel suo modo viscerale, fisico, come una colica, una turbolenza dell'intestino. Mia madre era nei presagi. Quando Adriana è venuta da me con il bambino al collo, quando mi ha detto dei debiti del suo uomo, aveva proprio quella faccia maledetta. Ecco, un legame che si arricchisce anche di superstizioni, di istinti primordiali, di facce che vengono interpretate e lette. Ancora, come dicevo prima, un romanzo fatto di ricordi, di rimandi, di intrecci temporali, esattamente come avviene nella realtà di una conversazione tra persone che si vogliono bene e condividono un'emozione profonda. La memoria è troppo stanca ed eccitata, dice a un certo punto del romanzo, e restituisce ricordi alla rinfusa, e quindi il lettore li insegue, eppure al tempo stesso è perfettamente a suo agio nel ricostruire quello che viene narrato.
E infine, ma non da ultimo, un altro pregio bellissimo di questo romanzo è la capacità della sua autrice di renderci in modo sensoriale, tangibile e materiale i luoghi in cui ambienta la sua storia. Ci sono gli odori, ci sono le suggestioni, ci sono le sensazioni delle protagoniste che si riverberano sul lettore e sulla lettrice e quindi rimandano ad una dimensione anche intima e viscerale attraverso la quale si conoscono i luoghi che si abitano, soprattutto nell'infanzia o nei momenti particolarmente importanti della nostra vita. È un romanzo da leggere d'un fiato per riconciliarsi con la narrazione in senso ampio, con le storie e con la passione che c'è nei legami più profondi, nei legami familiari.